In questo momento allora vengono rifatti i conti per l'ennesima volta e risultano tre piloti in prima posizione a pari punti, ovvero Tictum, Norris, che erroneamente credevamo aver vinto, e Van Leeuwen. Quindi sono tutti e tre a 25 punti e adesso stanno facendo il conto delle vittorie, ma le vittorie sono a pari punti tra Norris e Tictum. Quindi credo che la discriminante a questo punto dovrebbe essere la prefinale. Non ho mai visto nella mia carriera, in tanti anni che lavoro nel mondo delle corse, un finale di campionato così, perché tre piloti a pari punti onestamente non si erano mai visti. E allora andiamo avanti, intanto che si deciderà il vincitore del campionato europeo della KFJ con questa incredibile classifica con tre piloti a 25 punti, intanto che si faranno i vari conteggi, penso, delle prefinali e poi credo dei tempi di qualificazione. Andiamo avanti con quella che è la classe regina di questo campionato europeo, ovvero la KF. Anche qui la situazione di classifica è veramente ingarbugliata. Penso onestamente che non sia come quella della KFJ con tre piloti che hanno chiuso esattamente con lo stesso punteggio, però comunque sia, se andiamo a vedere la griglia di partenza della finale, ci rendiamo conto che tutti i pretendenti al titolo finale sono nelle prime 5 posizioni. Niklas Nielsen, che è primo in questo momento in classifica, partirà in quinta posizione. Verstappen, che è terzo in classifica, partirà in seconda posizione. Bass, che è quarto in classifica, partirà in pole position. Un pochino più tardato l'altro pilota danese, che in questo momento occupa la seconda posizione, Christian Sørensen. Andiamo a riepilogare quella che sarà la griglia di partenza, che vede in pole position il pilota polacco Karol Bass, seguito dalla stella olandese Max Verstappen, dal giovane francese Dorian Boccolacci e dal nostro primo portacolori, che è anche quinto nella classifica generale, il campano Felice Tiene. Alle sue spalle il capo classifica Niklas Nielsen. Vanno poi a seguire il francese Arnaud Converts, Jordan Lennox-Lam, Stupenkov, Montalbano, Paolo Montalbo, scusate, Romanov, Norris, Lance Stroll, il Ferrari del Driver Academy, Christian Sørensen, che occupa in questo momento la seconda posizione in classifica e che si dovrà prodigare in un'incredibile rimonta, il nostro portacolori Marco Maestranzi, il francese Montelieu, il finlandese Kuciminini, Chang Ving Chur, Bailey e via via tutti gli altri. Vediamo che le splendide pit girl stanno lasciando in questo momento la griglia di partenza, tra l'applauso del pubblico presente, e la tensione sta iniziando a salire e i piloti iniziano a dedicarsi agli ultimi momenti prima dell'accensione dei motori. Di solito in questi momenti si ricontrollano le carburazioni, si fa un po' di stretching, si raccoglie e ci si cerca di concentrare prima di quella che sarà la battaglia decisiva per l'assegnazione del titolo continentale. Nella KFJ l'hanno fatta da padrone i piloti della Union Jack, addirittura, vi ripeto, due piloti a pari punti, primi in classifica. In questa finale invece la stanno facendo da padrone in campionato due piloti danesi, Nielsen e Sørensen. Anche se, ripetiamo, per Christian Sørensen la situazione è leggermente diversa, perché si dovrà prodigare da una rimonta partendo nel centro del gruppo e dovrà raggiungere e poi superare i primi 5, che sono tutti in lotta per il titolo.
Un applauso va a Carlos Bas che in pre-finale ha fatto uno splendido sorpasso di due piloti nell'ultima curva, guadagnandosi così la possibilità di partire al palo in quella che è la gara decisiva per l'assegnazione del titolo. È già pronta quindi la griglia in questo momento, è proprio Max Verstappen che viene inquadrato al numero 5, mentre abbiamo già fatto la presentazione di quella che è la griglia. Sarà certamente una finale al Cardiopalma anche questa prova da Ortona, il secondo round, ricordiamolo ancora, del campionato europeo, mentre avviano i motori in questo momento. Devo dire una prima fila davvero interessante con Carol Buzz e Max Verstappen, quindi una seconda fila con Dorian Boccolacci e Felice Tiene. Due Alfieri CRG nelle prime due file, abbiamo poi un ufficiale Tony Kart proprio con Carol Buzz nel team ufficiale dell'azienda di Prevalle, e quindi ci sarà davvero un derby almeno per queste primissime file, interrotta proprio da Dorian Boccolacci, il casco dorato del pilota francese che è lì nelle prime posizioni. Carol Buzz ancora una volta è andato a scegliere la postazione della pole position a sinistra e non a destra, infatti lo vediamo invertito rispetto a quello che dovrebbe essere l'ordine naturale della griglia di partenza. Una terza fila invece che vede Armand Combert, protagonista anche di grandissimi incontri in questi giorni. Attenzione che si sta formando ancora il warm up lap, so for the first row we have Carol Buzz who take the pole position, he choose the left, and Max Verstappen get the right for starting, and now is ready for start for this CIKFA European Championship, the second round from Ortona, from il circuito internazionale d'Abruzzo, and is ready to start, and it part perfect. Carol Buzz and Max Verstappen in second, and Tiene in third position. Look at Boccolacci, fourth at the moment, and is out, driver completely out in the middle of the group, nel centro del gruppo. Un grande disastro, esce un protagonista, rientra in questo momento, ma le prime posizioni lì davanti è già Max Verstappen che ha ripreso la testa su Carol Buzz, quindi la terza posizione per l'altro pilota CRG e per Felice Tiene che è lì terzo. Attenzione, non sembra poter durare. Boccolacci, Dorian Boccolacci in quarta posizione al momento, il pilota di Energy. Vediamo se Tiene va ad attaccare Buzz, mentre Max Verstappen è già scappato in pieno rettilineo, pronto alla sinistra che lo metterà alla fine del primo giro. 19 giri per KF, passa proprio in questo momento Verstappen, mentre vedo una delle protagoniste assolute della KF Junior, Max Verstappen, quindi leading the race, and in this moment is ready with Carol Buzz in second position. Con noi adesso in questo momento in cabina di commento, ci raggiunge anche per lo streaming CIK FIA, just one word from Sophie Flursch, one of the KF Junior participants. Sophie, all okay, what do you think about this KF final? Just one word, you are a preferred driver here. I think it's very important, and I hope that some good drivers will win. Ah, ok, quindi spero davvero che ci possa essere una bella gara e tanti buoni piloti. Mentre passa per il secondo giro, ancora Verstappen, Buzz, Tiene, Stupenkov e Lennox che passano. Attenzione, il colpo di scena è Dorian Boccolacci, che ancora in questo passaggio, come avete potuto vedere, purtroppo ha perso delle posizioni, e proprio Lance Stroll invece che si porta in settima. Dunque abbiamo anche questa situazione in KF per quanto riguarda questo campionato europeo al secondo round. Stranava che perde le posizioni su Nielsen di Mititi. No, volevo sottolineare come proprio nel primo giro, nei contatti dei primi giri, ne ha fatto le spese il capo classifica Niklas Nielsen,
che è uscito e quindi ha pregiudicato in maniera abbastanza importante quella che è la sua possibilità di vittoria finale di questo campionato. Purtroppo lo vediamo transitare in questo momento addirittura in ultima posizione, quindi a tutto vantaggio di Max Verstappen, che conducendo in questo momento la gara andrebbe a vincere il campionato. Eh sì, e questo infatti è la cosa interessante, mentre lì davanti il gruppo di 5 piloti rimane comunque sgranato in questa fase, quindi attenzione perché tutto da seguire questa KF, ci sono ben 19 tra l'altro i giri presenti, mentre naturalmente vediamo nel monitor quello che è il scroll delle classifiche ed è il distacco Max Verstappen, Carol Buzz. Quello che ci interessa è che lo streaming ci propone per voi amici a casa che state seguendo questo europeo di karting, Carol Buzz molto vicino, davvero molto vicino in questa fase a Max Verstappen, occhio alla livrea verde di Carol Buzz, Max Verstappen, livrea nera, CRG, sono in alto di fronte alla postazione della tribuna, ma per voi nei teleschermi che vedete perfettamente quello che si svolge, vedete quanto avvicinato si è Carol Buzz a Max Verstappen, il numero 5, quindi a stretto contatto con il numero 4, il pilota polacco, seconda posizione, ancora non per molto credo, e attenzione Max Verstappen, Carol Buzz inizia a fare le prime mosse, mamma mia, siamo nella parte centrale del circuito internazionale d'Abruzzo, Carol Buzz alla caccia di Max Verstappen, sta largo, prova già a effettuare una mossa che già in una prefinale precedente aveva fatto, ancora incollato di pochissimi centimetri, si affaccia al rettilineo principale, Max Verstappen ancora davanti, dietro tiene Lennox in terza e quarta, ma quello che ci interessa è la lotta per la vittoria in questo momento, livrea nero e arancione fluorescente per la fila di CRG numero 5, dietro livrea bianco-verde caratterizzata, che caratterizza i colori di Tony Kart, Carol Buzz, il pilota polacco, nello scarico letteralmente di Max Verstappen, occhio che siamo solo al quinto passaggio, ci stiamo avvicinando, siamo circa a metà giro, prossimi all'inizio del sesto, rimane comunque staccato in questa fase, mentre vedo che Dorian Boccolacci va a perdere ulteriore distacco, non tanto in quest'ultimo passaggio, ma nel passaggio precedente, ma invece Maestranzi che è il settimo, quindi lì davanti, ma ritorniamo sulla lotta della prima posizione, attenzione Verstappen controlla su Carol Buzz, non è ancora guerra, Titi, è un momento particolare. È un momento topico perché la prima posizione in questo momento assegna il titolo, se Carol Buzz dovesse superare Max Verstappen diventerebbe lui il campione europeo. Vediamo che il pilota polacco è in scia da ormai 2-3 giri al fiele della CRG e in questa battaglia, in questo momento, si decide il campionato. Un applauso in questo momento anche a Marco Maestranzi, che è il primo dei nostri portacolori, dopo Felice Tiene, che sta sornione aspettando la lotta tra Verstappen e Buzz, perché se ci dovesse essere un errore, lui è pronto a approfittarne e anche lui, quinto in classifica, potrebbe passare al comando. Ecco ancora il duello che vi annunciavamo con Max Verstappen, che continua a mantenere un passo gara inquietante, ma siamo, attenzione, al settimo passaggio di 19, credo che Max stia iniziando a far lavorare il cervello, sta mantenendo una prima posizione con grande freddezza e Carol Buzz, però attenzione, sappiamo essere un pilota decisamente competitivo, tutta da seguire questa fase perché il gruppo dei primi è davvero compatto, non molla neanche tiene il trenino dei primi, rimane attaccato al duo di testa, forse leggermente più vicino di quanto si attiene a Buzz è proprio Lennox Lamb, a lui in quarta posizione, i primi quattro comunque sono davvero molto vicini, 19 giri previsti mentre inizierà l'ottavo passaggio nel momento in cui li vedremo sul traguardo, mamma mia,
Mamma mia, che emozioni oggi da Ortona per voi amici dello streaming, piuttosto che ci seguite dal sito ufficiale di CIKFIA. Ma adesso attenzione, là sopra rimangono tali le posizioni e confermo che Lennox Lamba si sta avvicinando a Tiene in questo momento, all'alfiere, a Felice Tiene, l'alfiere di CRG, che deve difendere le spalle di Carol Buzz, ma non tanto di Carol Buzz quanto di Max Verstappen. Non credo che comunque stiamo parlando di difese in questo caso. CRG ha due alfieri lì nelle prime quattro posizioni, ma non esistono certo strategie in merito, anzi mi sembra che Carol Buzz stia marcando letteralmente Max Verstappen, e negli ultimi giri, caro il mio TT, si vedranno davvero degli spettacoli incredibili di battaglie, credo. Hai detto bene Roberto, Carol Buzz è stritolato nella morsa di tre alfieri della CRG, tutti vicinissimi. Basti pensare che in questo momento i tempi che hanno fatto segnare sono 56.969, 57.002, 57.030, 57.071, quindi neanche un decimo di distacco tra i primi quattro. Sì, sono pochi millesimi davvero ormai tra i primi piloti come passo gara, ma del resto qua siamo in KF e l'emozione e soprattutto la competitività dei piloti è tale e tanta che difficilmente si riescono ad ottenere sorprese particolari, se non credo tra qualche giro. Ora siamo nel corso del nono passaggio, inizierà il decimo, appena i piloti finiranno il rettilineo che stanno imboccando dopo questo torrentone, dalle immagini dello streaming lo vedete percorrere da Max Verstappen che comanda le operazioni. Questa è la lotta per la seconda posizione, forse la più serrata, proprio di Lennox Lamb. Su Tiene, occhio a Lennox Lamb, e Tiene, Lennox Lamb su Tiene, sono davvero vicinissimi. Non c'è l'attacco però anche alla quadra in fondo nel lato più lontano del circuito internazionale d'Abruzzo. Adesso sono veramente francobollati, pochi centimetri in distacco, mentre Dorian Boccolacci fa segnare il giro veloce in 56.833, quindi davvero un'ottima prestazione per un pilota che attendavamo però nelle primissime posizioni e che invece adesso sta navigando nella settima, non che sia decisamente lontano, ma direi fuori dai giochi di questo treno che vediamo lì davanti. Attenzione ancora al gruppo di 5 con che non però d'accenno a cambiare le posizioni. Verstappen, Buzz, Tiene, Lennox e Moinot vanno di fatto ad iniziare l'undicesimo passaggio. Una lotta di nervi, Francesco Candido qui con noi in commento anche per lo streaming CIK FEI. Cosa puoi pensare? Guarda, cosa pensi soprattutto vista la temperatura qui ad Ortona per questi ultimi otto giri? Io non vorrei essere sotto il casco di Sorensen o sotto quello di Nielsen, che purtroppo hanno avuto delle vicissitudini non esattamente favorevoli alla loro classifica di campionato, mentre invece deve fare molto caldo, molto fresco, dipende dai punti di vista, sotto il casco di Max Verstappen, che con questo successo andrebbe a incrementare un palmarès che quest'anno comprende la vittoria nella WSK Master Series, WSK Euro Series, soprattutto nell'Europeo KZ, cioè è un asso pigliatutto questo Max, ed è veramente un grande pilota, un grande ragazzo. Ti ringrazio naturalmente Francesco Candido, che andiamo a ringraziare per WSK Promotion, presente all'evento per quanto riguarda la promozione proprio di questo evento CIK FIA, con la presenza di uno staff ben nutrito nel corso di questo KF Final, campionato europeo 2013, dove vediamo ancora Max Verstappen lì davanti a Buzz e a Tiene e a Moinot, che rimangono di fatto negli stessi distacchi, non stanno rompendo gli indugi. Titi. Moinot in questo momento ha rotto gli indugi, esatto, per quanto riguarda la terza posizione, perché ha passato prima Lennox Lamb e poi Felice Tiene. Guarda proprio l'highlight, esatto, dello splendido sorpasso in fondo al rettilineo. Attiene quindi diminuendo le possibilità di vittoria finale del pilota italiano, ahimè, per il nostro portacolori.
vabbè, niente di male. Comunque attenzione, perché stiamo parlando di campionato europeo, per cui è decisamente normale che ci possano essere strategie, mentre è iniziato ormai il tredicesimo passaggio di 19, per quanto ci concerne. And so in English a little bit, we are looking a fantastic final here in Ortona for the 2013 CIK FIA European Championship with this European Challenge Championship in Ortona, the second round of the championship, and is leading the race. Max Verstappen, Carol Batz is second at the moment, and we see the overtake of Tiene now in this moment, and Lennox Lamb. There is a wonderful battle for the first five position in this moment. Titi. No, volevo sottolineare la splendida prestazione del pilota francese Moinot, che partiva dalla quindicesima posizione. Al momento è terzo, e al, momento è terzo, mentre davanti a lui continua la lotta di nervi tra Verstappen e Bass. Vi ricordo il distacco minimo tra i due corridori, basta un piccolissimo errore per pregiudicare tutto. Moinot si sta avvicinando addirittura ai primi due con una serie di giri veloci consecutivi. Eh sì, direi proprio di sì. E adesso a questo punto Moinot sta cercando, penso, il colpo grosso, il colpo gobbo, diciamo, mentre inizia il quindicesimo passaggio. Four laps to go now in this moment, and is leading the same Max Verstappen on Carol Batz, the second position, in real two decimum between the two driver, and Moinot is arriving, is half a second, Moinot to Batz, and the position remain the same for the first one, for the first Max Verstappen, who dominate this KF final here in Ortona for the second round of the European Championship. We are looking just sì, sono esattamente due decimi in effetti quello che li separa, mentre invece Moinot è a mezzo secondo da Max Verstappen, scusate, da Batz, e a sette decimi da, dalla leader di gara. Quindi Lennox Lamb ancora. Attenzione a Batz, che si sta preparando all'attacco. Ha fatto segnare un secondo intertempo record e in questo momento è a meno di un decimo da Verstappen. E qui è tutto da seguire a questo punto, perché l'alfiere di Tony Kart sembra voler rompere gli indugi su Max Verstappen. Attenzione, perché il tornantino è davvero vicino, ora è ritornato a dare pressione in maniera decisa. Mancano tre giri al termine, tre giri per questa KF Final of European Championship in International Circuit of Abruzzo. So we are ready to go for the European Championship, and now is arriving number five of CLG driver Max Verstappen, leading since the starting, and now is passing again, and we are three laps to go in this moment, with Carol Batz in second position, very very close to the two driver leading this race, arriving Moinot, the French driver, now at the moment third, and he's arriving, be careful now, it's entering, Carol Batz overtake Max Verstappen, get the leader. So Tony Kart driver leading a race, but Max Verstappen again, and Moinot arrived first. Incredible move for movement from the French driver, who get the leader now in this moment, in questo giro. Incredibile, leader della gara è passato Moinot, il pilota francese numero 38, che beffa una bagarre tra Max Verstappen e lo porta primo. Max Verstappen, che nel frattempo passa Carol Batz, e a sua volta è incalzato Carol Batz proprio da Lennox Lamb.
Che campione, ragazzi, che campione che è Verstappen. Occhio a Verstappen, perché è dietro a Molinò, per cui non è decisamente finito nulla per questo campionato europeo. Eccoli arrivare e inizia l'ultimo giro per il campionato europeo, last lap for the European Championship, here in Ortona. Adrenaline, letter full adrenaline for the first driver. Look at the end of the straight. E Carol Bartz, who's leading now, tiene, is overtaking, but leader of the race is incredible. Fantastic job arrive with the end. Wins this race. Checkered flag on Ortona for the French driver. Incredible, unbelievable race for Molino, and Max Verstappen is second, and Lennox Lamb is arrived third, and Carol Bartz is out of podium in fourth position. So Darian Boccolacci in fourth. Qui stiamo vedendo il replay, amici dello streaming, di Carol Bartz che passava davanti a Max Verstappen. Max Verstappen che infila Carol Bartz, ma il francese velocissimo da dietro passa entrambi, prima Carol Bartz e proprio Max Verstappen, e passa in prima posizione. Quindi davvero incredibile. A te la cronaca a questo punto, perché devo andare al podio delle premiazioni per la diretta dalla pista. A questo punto di l'analisi della gara, e qui c'è davvero da scatenarsi. Gara eccezionale, innanzitutto eccezionale, veramente eccezionale il vincitore della gara, Valentin Moinol, il pilota della Art GP, che partiva dalla quindicesima posizione in griglia, è riuscito a vincere la gara. Queste sono cose incredibili, e soprattutto credo che oggi l'automobilismo mondiale abbia trovato un campione, perché Max Verstappen è veramente un pilota eccezionale, con il sorpasso a due curve dalla fine ai danni di Carol Bartz, è riuscito a riprendersi quel titolo che gli era sfuggito di mano per poche centinaia di metri, e a vincere anche questa competizione continentale. Veramente complimenti al pilota olandese, figlio d'arte, il padre è stato un grande campione, il figlio sembra seguire molto bene le orme paterne. Cosa dire di Carol Bartz? Carol Bartz a un giro dalla fine era campione europeo. Purtroppo per lui Verstappen ha avuto un colpo di coda da veramente campionissimo, ed è anche stato aiutato da un bravissimo Jordan Lennox Lamb, che ha fatto il suo lavoro di scudiero nel miglior modo possibile, superando, approfittando della bagarre e superando anche lui Bartz, per poi chiuderlo, tapparlo nell'ultimo giro e non dando più al fiere della Tony Kart, al pilota polacco, la possibilità di replica ai danni del talento olandese Max Verstappen. Quindi complimenti anche a Jordan Lennox Lamb, che chiude sul podio questa gara continentale. Peccato per Felice Tiene. Felice Tiene è rimasto in scia ai primi due per tutta la gara. A mio parere avrebbe potuto approfittare della bagarre finale tra Verstappen e Bartz, però a sparigliare le carte ci ha pensato il francese Montault, che nessuno si aspettava, risalendo dalle retrovie con una serie di giri record incredibili, è andato a superare il nostro portacolori, che è stato anche lui vicinissimo alla vittoria del titolo continentale, passandolo a pochi giri dalla fine e relegandolo poi fino alla sesta posizione finale. I due portacolori danesi, ahimè, hanno chiuso il loro campionato. Ricordo che erano primo e secondo in classifica dopo la gara, dopo la prima prova spagnola. Niklas Nielsen è stato protagonista di un incidente al primo giro che l'ha di fatto subito escluso dai giochi per la vittoria finale. Christian Sørensen invece non c'è sembrato mai in grado di lottare delle posizioni di vertice, e ha chiuso comunque all'ottavo posto finale. Gli altri italiani presenti sono stati Maestranzi, che ha chiuso tredicesimo dopo essere stato anche
settimo, Russo che aveva fatto una bellissima gara di qualificazione nelle batterie, vi ricordiamo che partiva addirittura in prima fila in prefinale, la rivelazione italiana di questa gara, però ahimè purtroppo ha avuto un problema nel finale, e Kevin Lavelli che ha chiuso in 18ª posizione. Mentre rivediamo gli highlight della gara, entusiasmante anche questa finale della KF che ha incoronato e consacrato questo che noi riteniamo essere veramente un ragazzo di doti non comuni, sia umane perché è un bravissimo ragazzo, sia tecniche perché è veramente straordinario. Quando in una sola stagione vinci la USK Master, la USK Euro e il campionato europeo, quindi finora tutte le gare disputate, sei sicuramente un campione, naturalmente coadiuvato da un mezzo eccezionale che è il mezzo della CRG. Infatti nella classifica finale vediamo che sono arrivati primo, secondo, terzo e sesto i tre alfieri della casa di Brescia. Per questo è tutto, vi ringrazio, ringrazio il pubblico di Ortona che ha corso numeroso in questa splendida cornice, ringrazio l'organizzazione, la CICFIA, e appuntamento a questo punto al campionato del mondo.